già iniziato e vi farò vedere come faccio le sopracciglia, che momento in cui devo farle. Sono un po' dallo schermo, ah, fa niente, tanto dovete vedere le sopracciglia, quindi anche se non vedete bene la faccia, penso che non sia un problema. Allora, partiamo a pettinare le sopracciglia subito. Io uso questa matita che è marroncina media della Model Co. Non è una marca molto conosciuta, almeno io non la conosco. Lei si chiama Light Medium ed è un pettinino, e dall'altra parte pennellino angolato. Inizio a fare le sopracciglia, quindi inizio a pettinarle. Anzi, ancora prima di pettinare, per far sì che cipria. Vedete qua, mi manca, verso la fine me ne manca un pochino. E vado a tracciare la cipria che mi aiuta a dare aderenza. Pettino. Uso la parte marroncina, che comunque è angolata, e faccio il contorno. Passo anche un po' all'inizio. Faccio l'altra parte. Adesso metto un po' di ombretto per far notare di più. Della High Definition Ishida Ombrette. High Definition si chiama. Della Look Fantastic, che ho preso nel calendario dell'anno scorso. E ci sono degli ombretti. Il pennello l'ho già preso, io userò uno opaco di media colorazione, non so se si vede. Delicatamente. Ho una macchia rossa qui, fantastica, non posso dirla. Adesso metto la matita nera per fare i peletti, quelli più scuri finali. Retraibile, però scritto marrone scuro. Questo è pettinino da una parte, questa lamina sottile che va bene per le sopracciglia, e faccio a tratti sottili soltanto la parte finale. Allora, fatte le sopracciglia con l'ombretto, ho poi dopo pettinato le sopracciglia, messo il mascara per le sopracciglia, che è questo, Pattern Sex. Questo, sì, ciao, si chiama 3D Brow Tone di Benefit, che dicono che è ottimo, che dura tutto il giorno, la sopracciglia pettinata. Ed è colorato perché c'è anche la versione trasparente. E poi dopo ho pulito la sopracciglia con si può usare il fondotinta o direttamente un correttore non troppo chiaro, perché sennò si vede la differenza. Pulire la sopracciglia, ho usato questo pigiallino dell'Essence, che questa qua è molto comoda, questa palette mi piace un botto, perché è comoda, tutti i colori di correttori possibili che ti possono servire, anche illuminanti, attenzione, e contouring per fare in crema, tutto in crema. La colorazione gialla, perché così è di colore chiaro e posso pulire le sopracciglia e non si nota. Ma se mascara, le ciglia, se io le faccio così, bene o male, e sono belle, durano tutto il giorno, e sei sicura che ti durano tutto il giorno, perché ho messo prima la matita marrone cremosa per costruire la parte mancante, la palpebra. Poi ho messo la matita nera per, prima l'ombretto colorato per farlo durare di più, poi la matita nera per fare i paletti finali che mancano, pulizia delle sopracciglia, mascara per le...